questo è il canale di La Vale Makeup. Non ti scorda! Eccomi qua. Allora, questi l'ho messi qui perché ce l'ho solitamente sulla mia mensoletta. Non siamo nella mia stanza, ma bensì nel salone perché qui c'è luce, quindi si vede meglio. Questi sono i miei tre smalti preferiti d'eccellenza, quello di Essie, questo di Betty M e questo di Sally Hansen. E ce li ho messi esposti in cameretta, l'ho messi qui per farvi vedere. Poi questa è la postazione dove ci sono tutti i pennelli per gli acrilici di mia sorella. Qui ci sono accessori per la nail art come il buffer, la crema mani, poi c'è qui dove ci sono qualche prova di mia sorella e mia, infatti si vede la schifezza, e così via. Questa è la cassettiera come ce l'ho per i trucchi, ce l'ho anche per gli smalti. Qui gli ho messo un washi tape per decorarlo. Faccio vedere nel primo cassetto, cerco di aprirlo lentamente perché altrimenti succede il caos. Mamma mia, pesa tantissimo, non potete immaginare quanto pesi. Allora, all'interno ci sono tantissimi smalti. Ora vi faccio vedere la separazione che ho fatto. Qui ci sono gli smalti delle colorazioni dal rosso intenso al rosa più chiaro. Questi sono i rossi First Lady, i China Glaze. Ci sono questi di Mesauda, questi invece che sono di Pupa, questo è rosa, questo di D'Alessandro, questo qua invece Bling, questo qui Revitage, questo invece è un lilla di China Glaze, Pix Nails, questi qui. Sono comunque rossi, rosa, arancio, sui viola e quelli più scuri, questi qui. Poi qui invece sono le tonalità del blu, c'è il blu China Glaze bellissimo di Lienco, poi stanno questi di Essence, questo qui più glitterato bellissimo di Lab, questo di Pupa, faccio vedere questo azzurrino di Pupa. Comunque sono tutti bellissimi, magari quest'altro anche My Night Stardust, questo è veramente bello come blu. Poi qui invece ci sono altri colori qui in fondo, sono quelli, se non mi sbaglio, nelle versioni glitter un po' più particolari. Magari abbiamo questo che invece ha un pastello, un verde pastello, c'è questo che è un nero glitterato di Pupa, altri marchi come questo che marchio è? Glam, questi qui. Ce ne sono tantissimi altri, non riesco a farvi vedere tutti. Pupa, Lasting Color, quest'altro di Glam, questo qui invece di Avon, questo invece di Essence, questi qua piccoli, uno dei miei preferiti di Essence, un verde bottiglia, qui sembra più forte però è un bottiglia di Essence, qui c'è tantissimo, infatti è quasi finito, vabbè non c'entrano più, mia sorella mi ucciderà, va bene. Ok, poi ci sono altri, My Night, questo qui bellissimo, e per di qui ci sono altri, sempre altre tonalità, non riuscivo a metterli tutti insieme, questo della Sinful Colors, molto molto particolare, questo di Kiko, quest'altro invece è di Mua, il nero che mi piace molto è quello che indosso, molto coprente, poi c'è una glaze argento, questo di L'Oreal, Niu & Co, altro China Glaze, in fondo ci sono dei chiari, se non erro, no, altri colori, c'è incredibile, un giallo, vi faccio vedere, mi sto uccidendo per prima, Kiko, comunque ci sono tantissimi colori, non riuscivo a metterli in ordine di colore perché davvero ne sono tanti, tante tonalità. E questo è solo il primo cassetto, c'è il secondo invece, che c'è suddiviso per, diciamo, tra diverse marchi. Qui ci sono tutti i Lila, qui sono tutti i Ceramic Effect, ci sono I Love Lila, sempre I Love Lila, faccio vedere, questi sono i Ceramic, questi qua, questi Lila del pollice, questi qua, i CE che sono tutti i Ceramic Effect, questi qua, magari usciti anche dalle riviste, questo col magnete, che prima si portavano a me adesso che mi piacciono tanto. Poi ci sono altri per di qua, altri due, vi faccio vedere, questo è per la Fuzzy Nails, un tester infatti, perché mi è stato mandato da Laila quando ho vinto un concorso di Laila, questi qua. Poi
Questo invece che cos'è? Un crack di di Klairs. Questo qui. Poi questo di Essence da Rebels. Nell'altro crack Essence, ma l'altro questi qua così. Vabbè, questi qua di H&M. Sono veramente buoni smalti H&M, mi piacciono tanto. Questo come? Beh, non so che marca sia. Nailish da un po', non so che marca è. Sempre così, questi con l'altro di Essence. E va bene. Qui invece ci sono alcune pupa effetto gel, sono tutti effetto gel. Questi qui, effetto gel Lila. Non so, vabbè, non si vede perché è troppo chiaro, faccio vedere quest'altro. Gel Effect. Gel Effect invece di pupa. Questo è il mio preferito, il Top Coat brillantinato per eccellenza, Glitter Nail Polish, questo qui di H&M, anche questo è H&M, sono tutti e due belli, e questi sono tutti i glitter in polvere che abbiamo per fare dei nail art particolari. Poi c'è questa che è la fezzinetta, molto carino, altri glitter, argento, rossi, tutti questi glitter qui, e qui sono i trasparenti che sono rinforzanti e sono comunque Top Coat. E qui dentro invece sono le spugnette per fare comunque gli effetti particolari sulle unghie. Secondo cassetto. Il terzo cassetto è il cassetto delle sfiziosità. Nel senso, perché ci sono altre cose carine. Ad esempio qui ci sono tutti gli adesivi con i disegnini. Faccio vedere un esempio, guardate qua com'è bello. Questi qua sono i disegni dei puffi, molto carino. Vedo dopo li poso. Cioè, sono tanti disegni. Ci sono, aspettate un minuto perché è un po' complicato con una sola mano. Ok, vabbè, questi per fare le unghie così, molto carine. Questi qua di Viva la Nails con i fiorellini, con le farfalle, tutte queste cose così. Poi le voglio rimettere dentro, è un po' complicato con una mano, mannaggia. Qui invece ci sono tutte cose tridimensionali molto belle, i fiorellini fatti così, molto carini. Questi qui sono altri fiorellini, non so, faccio altre cose magari, sono tutti fiorellini alla fine. E qui sono dei mini glitter così, qui c'è la crema maglia skin cream, e poi ci sono gli svaloschini da applicare sempre, magari varie forme. Questi mi piacciono tantissimo di Essence, sono belli anche per fare dei trucchi particolari perché li attacco precisi, così qua. Questi sono gli smile che non ho fatto mai. E questa invece è la frutta, che invece tantissimo metterla d'estate, la frutta. Queste sono le tip trasparenti per fare delle prove. Qui dentro che c'è? Ma niente di che, c'è il bianco, vabbè, c'è questo, che ci sta qua dentro? Ah, qua dentro sono delle cose nuove che non bisogna aprire perché altrimenti poi vanno a male, vabbè, queste cose qua. E l'ultimo cassetto è l'ultimo, il più bello, il più fornito per mia sorella. Beh, queste sono delle cose che non ci interessano. Questi sono gli acrilici di mia sorella, dove lei fa tutti i disegni, queste cose. La tavolozza che le ho regalato io, questa qua. E questi sono tutti i colori, tutta la gamma di colori che ha, tutti. Sono veramente bellissimi. E questo è, vabbè, lo scatolino vuoto, veramente meraviglioso. Questa è la mia collezione, anzi no, nostra, completa. Spero vi sia piaciuta, ragazzi, un bacione, alla prossima, ciao ciao!